Anche Adamo ha fatto così. Ha rotto una costola, ha aspettato. Il giorno dopo si è trovato una donna. Io di costole ne ho rotte 4. È un mese che aspetto. Io un anno e mezzo fa ho rotto 4 costole veramente giocando a pallone. Allora, nel periodo di convalescenza, ho scritto questo spettacolo, quindi è nato da questo episodio vero e molto doloroso, perché rompere le costole è una delle cose più dolorose che possano capitare. Quindi comunque è nato da lì. Tutte le sere la solita coda, tutte le sere la stessa atmosfera, ma ora ho una macchina molto potente, guardata, invidiata da tutta la gente. 200 cavalli, 16 airbag, navigatore satellitare, controllo elettronico di stabilità, impianto stereo da 6.000 watt. Il calo osseo è in avanzata fase di consolidamento. Le sue costole stanno riacquistando la corretta funzionalità. Allora potete dimettermi. No. Signor Manera, lei forse crede che noi non ce ne rendiamo conto, ma noi sentiamo i suoi continui discorsi, i suoi canti, i suoi monologhi, come se davanti avesse ancora un pubblico che l'ascolta. Ma in realtà già lo spettacolo precedente era uno spettacolo di teatro comico come questo, e in realtà dal vivo più o meno ho sempre fatto questo tipo di cose. La televisione, che alla fine è uno strumento diverso, dove 4-5 minuti devi fare cose televisive, però per chi fa questo lavoro la cosa più gratificante è sempre fare lo spettacolo dal vivo in teatro. È già la seconda volta che vengo ad Argento e mi sono trovato bene anche stavolta come la precedente. Voglio un mondo dove se Elisabetta Gregoraci o altre sedicenti showgirl sono state a letto con un dirigente Rai per fare TV, poi vadano a letto almeno una volta alla settimana anche con un abbonato Rai. Almeno avrebbe un senso lo slogan Rai, di tutto, di più. Marco Scazzetta, Valeria Verrica, Alessandro Carrai, Gianluca Busera.